Presentazione in comune a Pescara per Kickboxing Explosion 8 con il vice sindaco del comune di Pescara, Berardino Fiorilli, a conclusione di un'estate con lo Stadio del Mare, perché poi lo Stadio del Mare sarà teatro di questa manifestazione sportiva internazionale. Sì, uno Stadio del Mare riaperto da quest'anno, riaperto un po' frettolosamente ma con un segnale importante, manifestazioni che sono iniziate da agosto e che si concludono con questa che direi anche simbolica, perché riesce a riassumere in sé due elementi essenziali dello Stadio del Mare, lo sport e lo spettacolo. Credo che questa sia la sintesi perfetta, tra l'altro uno spettacolo importante, uno spettacolo internazionale che ospitiamo molto molto volentieri e speriamo di ospitare anche nei prossimi anni in quello scenario favoloso che appunto sarà anche lo Stadio del Mare dei prossimi anni. Sarò sicuramente a Boldoring a tifare chiaramente Italia, che è la squadra di Bergamini, perché al di là dell'aspetto istituzionale ci fa piacere se i nostri atleti ottengono un buon risultato, anche se faccio in bocca al lupo indistintamente a tutti, do la ospitalità agli atleti stranieri che sono qui, spero che si trovino bene a Pescara, spero che possano tornare il prossimo anno e quindi insomma bocca al lupo a tutti e vinca il migliore. Riccardo Bergamini, stiamo vivendo passo passo tutta la vigilia di Kickboxing Explosion, adesso ci siamo, tra qualche ora, venerdì sera alle ore 20, Stadio del Mare, si torna realmente a combattere, si spera sotto le stelle. Sì, speriamo sotto le stelle, perché tutto quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, i ragazzi sono allenati benissimo, la scuola francese mi sembra assolutamente competitiva, quello che ora dobbiamo soltanto curarci è una buona temperatura, che non piova. Allora, tu hai visto concretamente, fisicamente adesso anche la nazionale francese nel corso della conferenza stampa, immagino che in precedenza avevi visto anche dei video, ti eri informato come un direttore tecnico della nazionale fa, ti hanno fatto un'impressione diversa, sei fiducioso? No, erano quelli che pensiamo, la scuola francese è questa, sono tutti quanti molto longilinei, normalmente sono molto forti con le gambe e prediligono il calcio al pugno, normalmente poi chiaramente in questa scuola, e insomma rappresentano la tipologia classica della scuola francese. Perché Pescara, diciamo la verità, e la kickboxing sono tutt'uno, non poteva mancare Kickboxing Explosion per troppi anni. Beh sì, la kickboxing e Pescara sono legati penso a doppio filo, noi abbiamo la fortuna di avere qui questa mia scuola che per fortuna e magari anche per merito per tanti anni ha portato i ragazzi all'apice dei risultati e quindi c'è un'unione proprio inscindibile.